Due borse non prodotte in Italia, ma di due influencer e un brand made in Italy. Dubbly, Amore e La Tilde. Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Ozzino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Questo video non è sponsorizzato, le borse che vedi, come tutte quelle che vedi su questo canale, sono acquistate. Lo faccio per oppormi alla contraffazione e dare delle alternative, raccontando poi brand made in Italy, non made in Italy, che producono qui, eccetera, 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 eccetera. Sul canale trovi tante informazioni e quindi anche vai a spulciare a trovare i video che fanno più al tuo caso. Partiamo subito a bomba, partiamo da quale delle due influencer vogliamo tu da Amore. Questa borsa qui è appunto l'influencer, parlavo di sto cercando di analizzare vari brand. Quando partiamo anche da brand che nascono da influencer, che comunque non nascondiamocelo, le influencer hanno mercato ed è giusto che sia così, e quindi molte di loro partono dallo sponsorizzare prodotti altrui e poi finiscono per crearsi delle linee loro. Nel caso delle borse la cosa è abbastanza complessa, non sempre è semplice crearsi un e-commerce, cioè creare una linea di borse impone tutta una serie di caratteristiche anche di investimenti finanziari. Detto questo, il problema di questa borsa più grande, e dico la verità, tolto che non mi fa impazzire tutto il resto perché non è il mio modello, però ad esempio, vedi, è una pochette molto utile, anche se la metti in altre borsette, oppure, insomma, adesso fa un po' caldo, quindi tende ad appiccicarsi addosso se non hai una maglietta che ti evita il contatto diretto con la pelle, perché ovviamente è un plasticone. Però la puoi mettere con la tracolla e metterla insomma lateralmente. Il problema grande di questa borsa è che la trovi su Shein e la vendi a 5 euro. Ora, che cosa succede? Non è un problema che il brand ha acquistato. Voglio spiegare bene questa cosa perché secondo me c'è un po' di confusione. Molto spesso queste imprenditrici vengono accusate di acquistare prodotti in dropshipping, quindi di prenderle da un sito, Wishin, Alibaba, eccetera, eccetera, e poi apporci il marchio sopra e venderle. Ma spesso cosa succede invece? Che loro acquistano o creano dei prodotti e li danno, li commissionano a questi mega gruppi che producono. Perciò, insomma, io porto avanti il concetto del Made in Italy. Che succede? Che questo gruppo prende l'idea, la produce per la designer italiana che fa X produzione, magari insieme ai gioielli e tutto il resto, gliela spedisce, però che cosa fa? Quando viene un altro cliente, Wishin, che farà delle quantità allucinanti, vuoi altri clienti, gli propone anche quel modello. E quindi cosa succede? Che c'è poca tutela di quella che è la capacità, diciamo, di copyright. Ora, io do per scontato che ed è così che Camilla la borsa l'ha creato, comunque se l'è fatta creare e che quindi è stata copiata. Non incolpate necessariamente che loro comprano da questi siti e appongono il marchio, perché molto spesso veramente questi fornitori vendono semplicemente il modello al miglior offerente, a quello che gli fa più quantità e tutto il resto. Però questo porta a un problema. Ovviamente chi acquista questa borsa si pone il problema di dire comunque c'è su questo mega marketplace enorme, low cost, e quindi magari non la voglio acquistare. E devo esserti proprio completamente sincera, è successo d'impatto anche a me, pur comprendendo che molto spesso si viene copiati e che il brand poi viene venduto al miglior acquirente. Quindi non c'è granché da fare dal punto di vista tecnico perché non è una borsa insomma iper lavorata. Ti faccio vedere all'interno cosa troviamo: le chiavi ed il telefono. A riprova di quello che ti dico è che il prodotto non può essere importato perché cioè semplicemente comprato in dropshipping perché ha la fodera allogata, quindi è stato prodotto su misura per l'influencer, ok? Quindi non siate sempre malpensanti, cercate di approfondire un po' gli argomenti. Passiamo ai voti. Per la tintura non ce n'è perché la borsa è completamente cucita e risvoltata. Per le cuciture, per quelle che si vedono internamente, eccetera, il mio voto è 3. Per le rifiniture, compreso il fatto che troviamo la borsa su Shein, il mio voto è 2. Per la valutazione qualità-prezzo, il mio voto è 3. Cioè,
è una pochettina, la possiamo usare, non ha un prezzo altissimo, però rispetto a quello che ti dà, cioè quelle fasce prezzo delle borsette un po' più belle, le troviamo pure un po' più grandi. Per la valutazione utilità, il mio voto è 3. La borsa per me è rimandata, cioè il progetto mi piace tutto, ma penso che il brand possa aspirare a qualcosa di meglio dal, tipo, dal punto di vista di prodotto, quindi mi auguro insomma che cerchi degli artigiani in zona e che l'aiutino poi a sviluppare un prodotto più in linea con quelle che sono le sue caratteristiche, quindi promuovo assolutamente il progetto, un po' meno la borsa. Andiamo avanti, passiamo alla borsa di Dublì. Sara Mormone, questa ragazza fantastica, e piccolo appunto prima di fare la recensione per intero, qualche mia amica mi ha scritto: guarda che a me la borsa non è arrivata in quella bella scatola e non c'era il biglietto con lo sconto, l'hanno fatto solamente perché la borsa è arrivata a te. Allora dico, Sara, poiché poi ci ha tenuto pure questa persona a dirmi, lei dice sempre che cura le spedizioni eccetera eccetera, ci tengo a farti sapere che comunque questa ragazza è arrivata la borsa in una semplice busta di carta e senza il bigliettino. Ora, ovviamente può succedere, perché può succedere che in una logistica non si perda un attimino qualche pezzo, perché magari ecco c'erano gli ordini in corso e tutto il resto, e a me è andata bene. Però è ovvio che minimo di seguito che ho, se vedono che una cosa mi arriva così, se l'aspettano. Quindi magari se questa persona si mette in contatto con Sara, sicuramente sarà disponibile, oppure giro io magari i dati e potete fare pace, datevi mignolini, insomma fate pace, non litighiamo per le borse, e poi man mano che i dettagli verranno sempre più curati. Parliamo della borsa, i dettagli tecnici non mi convincono tantissimo, è ovviamente una rivisitazione di un modello di Hermès rivisitato da tanti, fatto in maniera molto molto simpatica, e i colori che utilizza sono davvero davvero belli, e questo ovviamente valorizza il prodotto, quindi brava Sara da questo punto di vista, che stai studiando un bel brand. La borsa riempita, adesso ti farò vedere cosa ho messo, risulta essere abbastanza pesante perché ovviamente è bella strutturata. Io sono convinta che una mediazione con qualche artigiano locale, magari proprio alla fascia prezzo a cui esce, non si può, però magari facendo degli accorgimenti qualcosina si può fare e si può arrivare a un buon prodotto fatto in Italia. Quindi mi hanno detto, sempre voi mie amiche siete la fonte inesauribile di informazioni, quindi continuate a commentare qua sotto, oltre che a iscrivervi al canale, a condividere il video, scrivetemi qua sotto sempre le vostre informazioni. Più di una mi ha detto che la borsa è prodotta in Turchia, quindi paesi extra UE c'è scritto dentro, però è prodotta in Turchia. Ma bando alle ciance, insomma, quello che piace è proprio l'estetica, e poi come diceva qualcuna di voi, il fatto che il target sono ragazze giovani, quindi in linea generale le borse hanno una fascia prezzo che permette di comprarne più di una e di abbinarla ai vari outfit, per di più che lei vende comunque anche degli accessori, abbigliamento eccetera eccetera, e quindi puoi fare un outfit completo e non spendere tantissimo. Detto questo, andiamo a vedere all'interno cosa ci ho inserito. Io l'ho portata prevalentemente così a mano perché mi piace, oppure a tracolla mi risultava un po' più pesante rispetto che a mano, quindi quando dovevo camminare o fare dei tratti un po' più lunghi l'ho portata in questo modo qui, ed è molto molto comoda. Dettagli, apriamola, vediamo un attimino, sono curiosa di vedere anche le galvaniche se col tempo mantengono, però insomma per questa fascia prezzo non ci aspettiamo neanche poi più di tanto. All'interno ho inserito portafoglio, telefono, porta trucco e le chiavi, quindi insomma la borsa così, ripeto, la borsa risulta essere già un po' pesantuccia da vuota, però niente di impossibile da questo punto di vista. Utilizzandola ti faccio vedere che purtroppo poi piccoli dettagli come questo già stanno cedendo, quindi quando parlo pure di qualità del prodotto si sistema, cioè prendete un po' d'attack, insomma solite cose, lo inserite, mantenete un pochino, fate attenzione alle dita, se no rimanete anche con le ditina così, e la sistemiamo la borsa, però insomma piccoli dettagli che poi col calma si possono tranquillamente sistemare. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 3. Il concetto è
piace a tantissimo questo fatto del tinto 1-1, ma quello è una questione di velocità, quindi tingono le parti e non tingono la parte tutta insieme, perché ovviamente richiederebbe più tempo, altro tipo di lavorazione, eccetera, eccetera. Mi piace cioè non mi piace il righino in mezzo, però può essere anche una scelta stilistica, non è detto che sia necessariamente una scelta dettata dal risparmiare. Per le cuciture il mio voto è 3. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4. Ovviamente permette di acquistare un prodotto di qualità, insomma, non altissima, che però si presta ad essere molto fashion e quindi molto abbinabile. Poi questo tipo di borsa qua è andata, cioè piace proprio esteticamente. Per le rifiniture il mio voto è 4 se vengono fatte le spedizioni tutte quante con la scatola, il biglietto e tutto il resto. Se viene fatto senza scatola, insomma, è un 3, mettiamola così. Per la valutazione utilità io la trovo una borsa abbastanza duttile e utile, quindi un 4. Per me la borsa è semi promossa, ovvero c'ha dei rimandi, cioè secondo me si può migliorare la qualità o dettagli tecnici facendo uno studio del prodotto un po' più approfondito, anche attraverso gli artigiani che lei ha attualmente all'estero, magari confrontandosi e cercando di migliorare un po' questi piccoli dettagli dal punto di vista tecnico. Per il resto è un bel progetto, è impiantato sulla produzione di borse, quindi si vede che l'imprinting c'è ed è forte, quindi lo apprezzo tantissimo da questo punto di vista. Quindi brava Sara, continua così e spero, insomma, di incrociarti un po' qui, un po' là. Ultima, ma non da ultima, questa borsa particolarissima, borsa col telefono. A qualcuno è piaciuta, a qualcuno un po' meno. Dico la verità, a me piace tantissimo. Mi piace il progetto, mi piace che sono tanti anni che vanno avanti con questo brand, che si è evoluto, che questo rappresenta il cuore. Non lo so, c'è tante cose che mi piacciono veramente tanto. La ricerca, la voglia di unicità del prodotto, non soffermarsi anche... Cioè, sembrano sciocchezze, ma anche questi dettagli rendono ovviamente la borsa un prodotto con una storia, con qualcosa dietro. Ovviamente vai sul blog, trovi tutti gli articoli delle storie raccontate dei brand, quindi mi piace molto questo approccio al brand. E poi c'è un buon approccio al prodotto, perché poi usandolo la cornetta, portarla così, se non è pesantissima la borsa, non dà problemi. Ovviamente sarà anche la mia spalla che è un po' più larga, dà un po' fastidio, quindi tendo a portarla con la tracolla e mi piace, insomma, molto da questo punto di vista. È leggera, senza prodotti dentro. Ti faccio vedere cosa sono riuscita ad inserire: il portafoglio, le chiavi, telefono, portatrucco e vabbè, poi ci sono gli occhiali da sole che adesso ce l'ho lì su. La cosa che mi piace tanto di questa borsa è che di per sé è molto anche abbinabile, anche per i colori, i materiali, e sicuramente la userò pure un po' d'inverno. È una borsa che può essere utilizzata tranquillamente per tutti i giorni. E guardiamo un po' i dettagli tecnici, quindi partiamo dai voti per la tintura. La tintura, che è bella compatta, studiata bene, il mio voto è 4. Per le cuciture, che risultano essere omogenee, fatte bene e tutto il resto, il mio voto è 4. Per le rifiniture, il mio voto è 5. Perché sai che nelle rifiniture, oltre a tutto quello che è tecnico e quindi non ci sono fili, la borsa è studiata bene e tutto il resto, ci metto il packaging, il sito e tutto il resto, 5. Per la valutazione qualità-prezzo, il mio voto è 4. È comunque una borsa particolare, è made in Italy. Per la valutazione utilità è 4. Per me questo brand è assolutamente promosso e oltretutto io utilizzo tanto anche la collana che ho acquistato, mi piace proprio tanto tanto tanto, anche perché c'è quell'orologio, creano queste collane molto particolari, belle 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 belle, mi piace tanto questo brand e sicuramente acquisterò delle nuove cose da loro, oltre che ovviamente avere questo aspetto vintage inside, diciamo così. Quindi il brand è stra promosso. Abbiamo quindi visto queste tre borse con tre anime completamente diverse,
ci tengo sempre a sottolineare che è importante comprare prodotti originali e su questo canale trovate tante tante alternative. Continua a seguirmi, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata e iscriviti al canale ovviamente. Io aspetto i tuoi commenti, i tuoi suggerimenti, tutto quello che ti va di raccontarmi, di dirmi sul mondo delle borse, anche se hai delle curiosità. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao Ornella!